un compito non facile perché non marcare Odogu e Magassi, soprattutto Odogu è uno che fisicamente è devastante, quando parte è difficile veramente tenerlo. Sommato, insomma, siete riusciti a correre l'unico rischio sul calcio d'angolo, tutta la squadra difendeva, quindi non è questione di uno contro uno. Sì, diciamo che sono due pesi massimi, diciamo così. E, no, è andata bene, abbiamo dovuto prendere un po' le misure nel primo tempo, in alcune situazioni, però dopo penso che alla lunga siamo stati bravi a contenerli. Come hai detto te, c'è stato quell'episodio nel primo tempo, forse l'aveva spizzata anche Marotta sul primo palo. Sì, di testa lui è cercato di prenderla, ma e dopo di testa ha preso il palo e fortunatamente non abbiamo preso gol. Nella fase finale del primo tempo, poi lo sbagliato da Marotta e nella ripresa non siete riusciti a ripetere la prima mezz'ora. Sì, siamo partiti bene, primi 20-25 minuti bene, poi dopo sì, non siamo riusciti magari a mantenere quel ritmo e niente, adesso ci mettiamo al lavoro per la prossima gara. Mister prima ha detto che per vincere partite bisogna fare di più, riferendosi soprattutto al secondo tempo. Può essere magari un momento in cui dopo aver tirato a 1000 aver tolto quante partite, c'è un po' di pressione. Sì, diciamo che ci siamo abituati bene durante l'anno, vincevamo spesso e non credo assolutamente che sia un periodo negativo, magari sì, c'è una piccola flessione, ma stiamo parlando di tre pareggi, non è che abbiamo avuto tre sconfitte. Adesso continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto e testa alla prossima. Sì, tra l'altro c'è Cesena, poi c'è la settimana delle, diciamo, tre partite che finirà con la gara importantissima contro la Reggiana. Adesso ovviamente si prepara una partita alla volta, però è il momento chiave del campionato. Beh, sicuramente adesso abbiamo tre partite fondamentali, si capiranno tante cose, però una alla volta, pensiamo a Cesena e per ritrovare i tre punti. Ecco, a livello mentale siete sereni, cioè, dire, siete primi con 5 punti sul carpi, la Reggiana deve ancora giocare nel calcio finché vince le partite. Niente è scritto. Esatto, no, adesso noi pensiamo a noi stessi, è normale che c'è sempre l'occhio, sarei ipocrita a dire che non si guarda anche di là, però noi dobbiamo pensare a noi stessi, a ritrovare questi tre punti, però siamo tranquilli e mentalizzati. Ecco, si dice che nel calcio quando le cose, non si può neanche dire che vanno male, perché insomma, come dici tu, insomma, è... Se è negativo tre pareggi. No, c'è la medicina migliore, è una vittoria. Sì, beh, sicuramente la vittoria adesso ci manca da tre partite, ma come ti ho detto prima, siamo tranquilli e lavoreremo sempre duramente per ottenerla. Bene, grazie.